Ebbene, ecco dunque che dopo questa annotazione sull'uomo e la donna nella nudità ma senza la vergogna, abbiamo quell'incontro con il serpente che compare, abbiamo già visto, in modo improvviso e tuttavia in modo, insomma, che non desta poi neanche più sorpresa di tanto per la donna. Come mai? Come mai questa presenza inattesa tuttavia sembra scontato che sia lì? Beh, da un lato possiamo dirci che innanzitutto, prendendo l'esperienza del serpente, noi ci accorgiamo del serpente quando è già lì, è una presenza sempre in attesa, ma direi che nel testo biblico c'è qualcosa di molto, molto di più. In fondo l'abbiamo già trovato il serpente, perché il serpente, lo capite bene, qui non è semplicemente un animale, o se volete sta all'interno di quella animalità interiore che l'uomo è chiamato a dominare. Vi ricordate che abbiamo già parlato della animalità interiore? Lo troveremo anche in Genesi 4. Quando? Ma quando si dirà? Al capitolo 4, al versetto 7, Dio dice a Caino: se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Dove c'è questa immagine del peccato come bestia accovacciata che aspetta di balzare per ghermire la preda. Verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. E qui siamo di nuovo indirizzati verso una via di umanizzazione. C'è una animalità interiore che l'uomo è chiamato a dominare, è chiamato a una lotta. Se volete, a una ascesi, se volete, a una capacità di dominio di sé, a una disciplina, a un ammaestramento e addomesticamento della animalità interiore. Non sto dicendo a una soppressione, ma a un'accoglienza, riconoscimento, anche perché spesso laddove, capite le espressioni, i cani interiori abbaiano, laddove le bestie interiori si fanno sentire, spesso è lì sotto che si cela anche una ricchezza, si cela un problema, si cela qualche cosa di profondo. Per cui si tratta di entrare in un lavoro di domesticazione dell'interiorità. E qui entriamo in un altro grande discorso che secondo me avrebbe una enorme rilevanza attuale: addomesticare l'interiorità, educare le persone che la vita non è semplicemente esteriore, ma è una vita interiore, inizia nel profondo del cuore, del sé, chiamatelo come volete. Ma dov'è che abbiamo già incontrato il serpente? Proviamo a ragionare. E possiamo ragionare perché abbiamo già letto ieri il capitolo 3. Come si esprime il serpente? Il serpente parla a partire dal comando di Dio. Riprende la parola di Dio e nel testo ebraico sembra dire delle cose che tutto sommato sono accettabili, anche se mette l'accento sulla negazione. Dio vi ha proibito, Le parole del serpente hanno molti punti di contatto con quello che Dio ha detto, di non mangiare dell'albero, eccetera, ma mettono una sottolineatura particolare. Direi che sono molto somiglianti le parole del serpente a quali? A quelli che ha pronunciato l'uomo davanti alla donna. L'uomo esprime qualche cosa di buono, di autentico, di positivo, ma sotto, in realtà, c'è un'altra verità, c'è un'ambiguità, c'è una doppiezza. Il serpente, ad esempio, in queste parole, che cosa fa? Prendiamo pure questa traduzione qui. È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino, letteralmente di tutti gli alberi del giardino non dovete mangiare, in ebraico l'espressione è un po' più confusa, assomiglia di più a quel che Dio ha detto,
Interessante, il serpente fa totalmente sparire la dimensione del dono, come l'uomo faceva totalmente sparire la dimensione del dono della donna. È quella che Dio ha preso da me. Da me è venuta, dunque è un mio alter ego. La si chiamerà Isha perché da Ish è stata presa. Anche qui il serpente occulta il dono di Dio. Dimentica di dire quello che è la realtà più palese, e viene da dire, ma com'è possibile dimenticarlo? Ha detto di mangiare di tutto, chissà quanti alberi ci sono, oh, ma si incentra solo su quello proibito. Ancora, dicono una cosa corretta, ma fanno l'esatto contrario. L'uomo nomina la donna, riconosce a parole la sua alterità, questa è, ma in realtà elimina la differenza, è osso delle mie ossa, è carne della mia carne. Così il serpente, anche il serpente riprende le parole di Dio, ma lo cita in modo tale da fargli dire il contrario, da screditarlo. Ecco, è interessante vedere questo, perché allora noi qui capiamo una cosa, che il problema di sto serpente non è il serpente, ma quello che dice. Lo aveva già capito Karl Barth, che lo aveva espresso in modo esplicito. Qui non è tanto il problema del serpente, che certo è utilizzato per il suo sinuoso, viscido, alla lingua biforcuta, anche qui è l'uso della parola, e anche qui è ancora una volta soltanto l'uso della parola. L'uomo si umanizzerà usando la parola oppure entrerà nella menzogna? Entrerà nelle spire della bramosia. Ecco che cos'è il serpente. Il serpente come cifra della bramosia, del desiderio non regolato dal limite, del desiderio sregolato. E questo, allora, voi capite che non è tanto legato a un animale, ma è legato all'uomo, è legato alla gestione della sua interiorità. È legato al non saper addomesticare il proprio desiderio. Cosa vuol dire addomesticare il desiderio? Io credo che lo possiamo cogliere in tre tappe. Che l'uomo sia essere di desiderio è perfin quasi una scontatezza, una cosa scontata dirla. Direi che forse la pedagogia del desiderare, che è ciò che Dio sta tentando di insegnare all'uomo, può conoscere, sono tutte approssimazioni, anche queste che io sto facendo, sono esemplificazioni che vi vogliono dare dei segnavia, ma forse possiamo vederci tre tappe nell'educazione del desiderio. Primo, la mancanza, vale a dire la scoperta del mio vuoto, della privazione. Una cosa ti manca, vi ricordate quando Gesù dice all'uomo ricco, una cosa ti manca, scopri la povertà, la carenza, la mancanza che è in te. Non è solo qualcosa da colmare, anzi è qualcosa da abitare perché possa diventare spazio di ricettività. Il troppo pieno respinge. Nel vuoto io posso abitare. Amare significa accettare questa povertà e questa mancanza radicale dell'uomo. Accetto che non sono autosufficiente, altrimenti entro nelle illusioni, nei sogni, nei sogni di onnipotenza. Vitale invece ancora una volta è il limite, la crepa, come si dice, la povertà. Il vuoto, la lacuna. A quel punto lì, se riconosco questa mancanza, posso accettare e fare un cammino di lutto. Sì, di lutto, cioè una capacità di compiere anche rinunce, rotture, assumere distanze nelle relazioni che consentono una relazione che sia autentica, in cui c'è lo spazio per me, ma anche per l'altro. E infine, attraverso questo, si può entrare alla dinamica del dono. Nel dono non tanto nel senso di donare qualcosa, ma nel fare un dono di sé, ma nell'entrare nella logica che è
il donare se stessi, fare di sé un dono per l'altro, che dà senso alla vita e dunque ci immette in quel cammino del desiderio che è affascinato dal senso, che è ricerca di senso e che si realizza, si manifesta proprio come questa capacità, volontà di donarsi, fare di sé un dono. E allora si vive la gioia del donare e si può anche vivere una vita sensata, perché mossa da questo desiderio profondo. Ecco, ma voi capite allora che il desiderio si oppone alla bramosia, che obbedisce un po' di più alla logica del tutto e subito. Per me, qui e ora. È la logica che abita il versetto 6 del capitolo 3. Quando la donna vide che quell'albero è totalmente funzionale a se stessa. La donna vide che l'albero era, si dice, bene, buono, per mangiare, desiderio, desiderabile per l'occhio, bramato per conoscere successo, per avere potere, sapere. Ecco. Lì è il desiderio che non accetta più di essere limitato, che non accetta più la lezione del limite. A quel punto lì cosa succede? Succede che da uno spazio di possibile comunione si entra nello spazio del realissimo consumo. A quel punto lì è l'abuso ed è lo sfruttamento, non c'è più il rispetto dell'alterità, alterità dell'uomo, alterità dell'animale, alterità della creazione. A quel punto la creazione la uso e la sfrutto, non penso al futuro, penso soltanto al profitto. Allora voi capite che se questo è vero, beh, allora possiamo capire meglio, da un lato, perché questo animale selvatico, questo serpente, come dire, tutto sommato era già lì perché è già all'interno dell'uomo, è quella animalità interiore che l'uomo è chiamato a pascere, ad addomesticare, ma che l'umano non sa granché addomesticare, anzi arriva a condividere la verità o la controverità che il serpente gli arriva a fornire. Come agisce questo meccanismo? Anche questo è un meccanismo molto umano. Se volete, il meccanismo della tentazione. Come noi leggiamo la realtà? Come noi accogliamo una parola che ci viene da fuori? Come noi accogliamo, possiamo anche dire, la parola di Dio? Si può fare fiducia, ma la fiducia va creata, e forse questo è un grande impegno, un grande lavoro, non semplicemente di rapporto interpersonale, ma la fiducia la si crea negli spazi anche condivisi, negli spazi comunitari, collettivi, dove non c'è fiducia non c'è futuro. Ebbene, o c'è fiducia e allora posso credere che il comando che Dio ha dato è per la mia vita, è buono. Ma ripeto, la fiducia necessita di un lungo lavoro di creazione di fiducia. Ma posso anche invece pensare diversamente. Il serpente che cosa fa? Il serpente primo ingrandisce e ingigantisce il no. Quel no che era, per usare il titolo di un famoso libro, un no che aiuta a crescere, un no che può orientare la vita, perché la vita è fatta anche di capacità di dire di no, ebbene lo ingigantisce, tanto che diventa fantastico, un fantasma, diventa l'unica realtà. Non vedo più il dono, vedo solo la negazione. È una cecità. Che viene indotta, ma secondo si insinua il sospetto: guarda che Dio è geloso di te, è invidioso di te,
Lui si sta proteggendo, non vuole che tu abbia successo come lui. Ecco il meccanismo dell'invidia, che vedremo, perché poi anche Caino e Abele, siamo esattamente al cuore dell'invidia. Getto ombra, getto fango, getto sospetto sul personaggio Dio. È malevolo, non sta volendo il tuo bene, io ti sto... Terzo passaggio, sono io che ti voglio bene e che ti apro gli occhi sulla verità. Sono io che sono il tuo amico, agisco come consigliere davvero che vuole il tuo bene e ti sta liberando dal burrone in cui stai precipitando. Ecco come agisce, interessante, la parola del serpente, come agisce il meccanismo della frustrazione. Come agisce ciò che mi conduce poi alla bramosia, perché poi questo meccanismo sfonda le barriere di difesa della donna in modo molto rapido, oserei dire, tanto che non appena la donna ha detto non possiamo neanche toccare il frutto di quell'albero per timore che moriamo, ecco la paura e... Nel punto debole, nella paura, no, non morirete. Ecco la certezza. Tu hai paura? No, non morirete. Ti do la mia certezza. C'è la promessa. Certo, promessa illusoria, promessa, se vogliamo, anche menzognera, ma promessa di che cosa? Perché noi troviamo una promessa in questo? Non c'è solo il peccato, il male in questo. C'è una promessa di vita che si rivelerà una tragica illusione. Ma... Di fatto c'è qui una promessa di trovare vita nella via del consumo, dell'accaparramento, del riempire il vuoto, saziare l'angoscia, tacitare l'ansia e non vedere più il proprio vuoto, la propria lacuna, la propria privazione, invece di accettare la fatica della distanza, accettare di attendere i tempi dell'altro, accettare che non ho potere sull'altro. Ecco una legge veramente fondamentale, a mio modo di vedere, che emerge e che sottostà a questi testi e che secondo me è una legge umana del comunicare. Non vuole dire che una mia parola non può avere una influenza o anche determinante su un altro e viceversa, ma che io sono chiamato ad astenermi dalla volontà di dominare e avere potere su un altro con il mio parlare, agire, tacere, eccetera. Non voler avere potere sull'altro, ma fare fiducia e mettere la propria parola, silenzio, a servizio della soggettività dell'altro. Vi faccio notare, perché è impressionante, come la logica del serpente diventi subito la logica della donna, ma questa era la logica anche dell'uomo, diciamoci la verità, è la logica dell'umano, è la nostra logica. Cosa dice il versetto 5? Versetto 5, sempre nel capitolo 3. Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi, sareste come Dio conoscendo bene e male. Allora, si parla il giorno in cui ne mangerete, cioè il mangiare, si apriranno i vostri occhi e voi conoscerete bene e male, conoscenza di bene e male. Cosa c'è nel versetto 6? Queste sono ancora le parole del serpente. Nel versetto 6 la donna vide, è lo sguardo interiore, è lo sguardo dell'anima, diciamo così, che ormai vede con questa griglia, vede con gli occhi del serpente, vede con gli occhi della bramosia. E che cosa vede? Che l'albero è buono per mangiare. Effettivamente è desiderio, è desiderabile per gli occhi e infine è bramato, desiderato l'albero per acquistare sapienza, conoscenza, diventare intelligenti, usate l'espressione che volete,
c'è la ripresa esatta di questi elementi. La logica della bramosia diventa invadente e arriva a essere il filtro, la lente con cui l'umano guarda il mondo. Capiamo allora, passaggio ulteriore, perché a questo punto la donna si comporta esattamente come l'uomo. Prende il frutto e lo dà all'uomo. Non c'è un pasto condiviso, non ci può essere condivisione, non c'è convivialità nello spazio della bramosia, nello spazio del desiderio non regolato dal limite. La donna, dice il testo, prese del frutto e mangiò, poi ne diede anche all'uomo, senza parola, con indifferenza, esattamente direi, l'uomo resta muto come la donna era restata muta quando l'uomo aveva detto: ah, questa è la donna veramente, questa qui mi piace, va bene, osso delle mie ossa. Qui idem, non c'è relazione. Vedete com'è difficile l'incontro interpersonale, come è difficile l'uso della parola. Non c'è, ripeto, il mangiare insieme. Lei mangia, poi dà il frutto anche all'uomo. Ebbene, adesso si comprende però come mai, dopo questo mangiare, dopo questa scoperta di nudità, dopo questo prendere coscienza di quella che è la realtà, la propria fragilità, la propria differenza, la propria diversità, hanno paura di Dio e si nascondono. Voi sapete che, per tornare a quello che dicevamo prima della vergogna, in inglese vergogna si dice shame, scam in tedesco e anche altre lingue scandinave, che viene da una radice indoeuropea che vuol dire nascondere, con il prefisso s, scam ad esempio, anche, e nascondersi. Nella vergogna ci si nasconde, che è quello che abbiamo già visto. Cosa fanno loro? Si nascondono per vergogna, si nascondono per paura. E qui c'è, di nuovo, siamo di fronte a un altro elemento molto importante per definire l'umano. L'uomo è un essere che ha paura. Tutti gli uomini hanno paura, tutti noi abbiamo conosciuto la paura, e anche questo, la paura è un elemento davvero molto importante nella, è un'emozione primaria che ci difende dai pericoli. Se io attraverso la strada e non ho paura del tir che arriva, indubbiamente non va a finire bene. La paura è uno strumento di difesa, è uno strumento che ci aiuta a strutturarci a livello di persona, ma sappiamo bene come la paura può diventare fattore di inibizione, di paralisi, che impedisce le relazioni. Quante paure inibiscono una persona a esprimersi, a essere quello che è, e chi più ne ha più ne mette. Non ci addentriamo certo in questo spazio, ricordiamo però che esistono paure anche a livello politico, storico, collettivo. Esiste una paura nella Chiesa. E che cosa è? Queste sono cose su cui si dovrebbe riflettere, secondo me, in ambito ecclesiale. Che cosa può... È una delle cose più sgradevoli, gli ambienti ecclesiali in cui c'è paura a dire il proprio pensiero, dire quello che si pensa, ma un per superbio, okay, con i limiti poverini che abbiamo, si pensa che una cosa può essere fatta così, invece che cos'hai? Si ha un'opinione di un tipo invece di un altro. Quegli ambienti in cui c'è la libertà scartamento ridotto, queste cose le dico finché ci sono questi quattro, appena arriva quello, questo no, non la dico già più. Non è solo la Chiesa, intendiamoci, è molto trasversale di tanti ambiti politici e di tutti gli ambienti, ma certamente nella Chiesa mi interessa di più, perché siamo discepoli di quell'uomo che ci ha insegnato la parresia, il dire sì e il dire no, e ha insegnato che è meglio obbedire a Dio che agli uomini. Ecco, indubbiamente questo è un tema
secondo me, importante, non solo perché nella Chiesa ci sono temi di cui si ha paura, la pedofilia celata per 40 anni fino a quando e tutto sommato che si cerca sempre di celare, nascondere, insabbiare, ma tanti altri. E però tutto questo che cosa chiede? Una pedagogia della libertà di parola. Sa la Chiesa essere luogo di libertà di parola? Punto di domanda. Ma non perché tutti dicano quel che cavolo vogliono, ma per i credenti, per quelli abitati da sensus fidei, come ci dice e insegna il Vaticano II, per il battezzato che ha una sua possibilità di dire e parlare, perché nello spazio cristiano la Chiesa la si edifica appunto con una parola scambiata in uno spazio di sinodalità in cui c'è un'autorità, indubbiamente cui spetta poi anche di prendere delle decisioni, ma da che mondo è mondo non è esattamente soltanto una monarchia, tutt'altro. Ebbene, c'è un discorso dunque sulla paura, vi ripeto, nella sua ambivalenza, ambiguità, nella sua valenza estremamente positiva, nella sua valenza strutturante, di misura di protezione, di vita, ma anche nella sua misura di morte. E la paura può essere utilizzata, la strategia della paura, la strategia dell'incutere paura, e lì certo immagini come punizione di Dio, castigo di Dio, inferno, eccetera, vanno molto bene, sono indubbiamente qualche cosa che disumanizza. Faccio notare ancora una volta quel testo che vi ho già citato della lettera agli ebrei al capitolo 2, versetto 14-15, quando si dice che il Cristo è venuto a spezzare quelle catene che tenevano schiavo l'uomo tutta la vita, che è la paura della morte. Ecco, qui torniamo al nostro testo. C'è questa logica di bramosia che ha potere sull'umano. Ma ha potere sull'umano perché? Perché ha potere su di noi questa roba qui? Probabilmente perché convoglia degli impulsi vitali, vitali. Come è vitale mangiare, è vitale vedere, è vitale l'intelligenza e il capire. Tutte queste cose sono importanti, buone, sante e vitali, ma c'è un ambito in cui diventano perverse quando non accettano più la differenza, l'alterità, il limite e invece si assolutizzano e a quel punto lì io sono il centro del mondo e il resto del mondo è finalizzato a me e al mio consumo. A quel punto lì io uccido l'alterità e uccido il futuro. Un libro recentemente uscito di questo antropologo francese Marc Auger, diventato famoso per la sua teorizzazione dei non luoghi, ha cercato di ripetere lo stesso successo con la teorizzazione del non tempo. Non c'è riuscito più di tanto, però insomma il suo libretto Dove è finito il futuro? Dai non luoghi al non tempo dice esattamente, fotografa una situazione. Dove troviamo futuro? Oggi il futuro in questa crisi di appartenenza, di responsabilità, di ripiegamento su di sé, in cui il consumo ci porta all'oggi, indubbiamente visioni di futuro e proiezioni al futuro sono più che mai asfittiche, anche se anche lì forse delle risorse di futuro le possiamo trovare nella nostra umanità, un'umanità capace di desiderare. Il desiderio ci spinge in avanti, l'innamoramento ci spinge in avanti, la progettualità, ci sono risorse di interiorità in cui può nascere il futuro. Dunque l'umano come un essere che ha paura, come essere che dalla paura può essere protetto ma anche schiavizzato.